Tutto ebbe inizio quando Sauron, l'oscuro Sire, creò un anello del potere per dominare la Terra di Mezzo. Per fronteggiare la minaccia, un'ultima alleanza di elfi e uomini marciò contro le forze delle tenebre. Sviluppato dagli stessi realizzatori di Star Wars Battlefront, Il Signore degli Anelli, La Conquista, riporta le atmosfere della trilogia tolkieniana nel mondo videoludico, riproponendo i passaggi visti nelle trasposizioni cinematografiche grazie alla licenza che ne permette l'utilizzo delle musiche originali e delle fattezze dei protagonisti. Il titolo, che non nasconde di voler fare del suo punto forte il comparto online, propone ovviamente anche delle modalità in single player, alcune giocabili anche in cooperativa, a schermo diviso o online. Ci troveremo davanti quattro modalità: l'addestramento, ovvero un completo tutorial, la guerra dell'anello, una campagna composta da 8 missioni ricalcanti gli eventi principali della saga cinematografica, l'ascesa di Sauron, ovvero una campagna alternativa giocabile solo dopo aver completato quella principale e che vedrà il giocatore impersonare le forze del male. Sono più potente di tutte! Abbiamo l'anello del potere! Sauron, l'oscuro Sire, dominerà la terra! E per ultima, azione istantanea, dove è possibile creare una sorta di playlist di livelli, selezionando una delle 13 mappe disponibili, fondamentalmente le aree che visiteremo nella campagna single player, e scegliendo se svolgere all'interno di ognuna di esse dei match contro la CPU, in modalità conquista, prendi l'anello, deathmatch a squadre o la sua variante eroi. Le due campagne, del bene e del male, sono giocabili su tre livelli di difficoltà, tra cui quello leggendario da sbloccare, e vengono narrate attraverso spezzoni del film, con l'aggiunta di una voce fuori campo. Durante la battaglia si potrà scegliere un personaggio generico tra le diverse classi via via disponibili, ovvero guerriero, arciere, stregone ed esploratore. L'avanzare nelle due campagne sarà un continuo conquistare aree o difenderle per un determinato periodo di tempo, gestendo al meglio le forze in campo. Fondamentalmente questo si risolve nel selezionare la classe più adeguata tramite appositi punti di ritrovo, così da utilizzarne le particolari abilità, oltre che differenti attacchi speciali, eseguibili consumando un'apposita barra. Considerando che le classi disponibili per i buoni e per i cattivi sono identiche per genere ed abilità speciali, variando solo per estetica, facciamo una panoramica dei pregi e difetti di ognuna di loro. L'arciere è il più adeguato per gli scontri dalla distanza. Questo è in grado di scagliare frecce dannose ad ampio raggio, frecce avvelenate che tolgono energia per qualche secondo dopo essere andate a segno, oppure frecce multiple, utili a colpire più avversari contemporaneamente. Qualora uno di questi si avvicinasse troppo, verrà in aiuto la possibilità di dare potenti calci, una buona varietà di colpi che rendono la classe sicuramente solida, in cambio di una scarsa resistenza al corpo a corpo. Il guerriero si dimostrerà più efficace proprio negli scontri all'arma bianca, lasciando a desiderare nella difesa da magia o frecce. A suo vantaggio potrà invece portare attacchi di tre diversi livelli di intensità, oltre che ulteriori attacchi realizzabili tramite l'attivazione della spada infuocata. Anche dalla distanza il guerriero può essere letale lanciando la propria ascia, attacco dannoso ma assai lento da ricaricare. Lo stregone fa ovviamente della magia a suo forte, avendo a disposizione sia incantesimi curativi che offensivi. Utile a rigenerare se stesso e le unità nelle vicinanze, lo stregone è altresì capace di offendere attraverso il lancio di fulmini, capace di colpire più avversari contemporaneamente, oltre che creare cerchi di fuoco ed onde d'urto per danni ad area. La pressione del tasto parata per questa classe corrisponde alla creazione di una sfera energetica che protegge l'esecutore e chiunque vi rientri da qualunque attacco dalla distanza. Ultimo a disposizione è l'esploratore, personaggio capace di combinare attacchi corpo a corpo rapidi ma non potenti come quelli del guerriero, al lancio di particolari cariche esplosive, dannose ad area. Peculiarità principale della classe resta però la capacità di diventare temporaneamente quasi del tutto invisibili, così da poter uccidere con un sol colpo alle spalle buona parte degli avversari. In aggiunta, in determinati momenti chiave, verrà offerta la possibilità di impersonare i differenti eroi della saga, tutti ispirati nell'aspetto ai protagonisti dei film, tra i quali citiamo Aragorn, Legolas, Eowyn di Rohan e Gandalf, per le forze del bene, ed il Signore degli Stregoni, la Bocca di Sauron o uno dei Nazgûl per il male. Ognuno degli eroi appartiene di fatto ad una delle quattro classi già analizzate, riprendendone i pari pari pregi e difetti, semplicemente realizzando maggiori danni, subendone meno e spostandosi più rapidamente. Nonostante la caratterizzazione dei personaggi sia abbastanza buona, ci si troverà spesso ad utilizzare frequentemente solo alcune di queste, dato che vi è un evidente sbilanciamento nel gameplay. Ci si sente invitati a scegliere quei ruoli dalle caratteristiche più versatili, come lo stregone o l'arciere. Quest'ultimo, paradossalmente, farà più danno con un calcio di quanto ne faccia il guerriero con la propria spada. La gestione dell'unità da parte dell'IA è limitata al mandarle allo sbaraglio contro i nemici, senza alcun acume tattico, cadendo talvolta nel grottesco, quando noteremo numerosi uomini perdere la vita, praticamente suicidandosi. In aggiunta a questo, già di per sé grosso difetto, c'è il fatto che per tutta la durata della campagna si presenteranno numerosissime situazioni bloccanti,
causate da scelte nel gameplay poco efficaci o semplicemente per via del comparto tecnico assolutamente insufficiente. Non è più. Troviamo la chiave e portiamo la Barbalbero. Numerosi errori di questo genere affliggono l'intera produzione, rendendo poco divertente il procedere nella storia, che si dimostra tra l'altro a tratti incongruente rispetto ai libri e ai film della trilogia, a causa di scelte piuttosto forzate, che per evitare spoilers lasciamo scoprire a chi deciderà di affrontare l'avventura pur conscio di tale difetto. Accedendo alla modalità multiplayer possiamo scegliere di partecipare ad una partita EA, ovvero le classificate, ad una partita pubblica con avversari casuali, oppure a partite private. Le modalità disponibili vanno dal classico deathmatch a squadre, in cui si utilizzeranno le quattro classi disponibili allo scopo di raggiungere determinati tetti di punteggio. Sfoggiare buone prestazioni in questa modalità significa ottenere la possibilità di usare uno dei differenti eroi disponibili. Al deathmatch a squadre si affianca anche una variante eroi, nella quale si potrà sin da subito selezionare l'eroe preferito tra quelli disponibili per le due fazioni, in una scelta più ampia di quella offerta nelle campagne. Immancabile la modalità conquista, sulla quale si basa l'intera doppia campagna. Le forze del bene e del male inizieranno rispettivamente da aree speculari, con lo scopo di conquistare punti prestabiliti. La vittoria andrà alla squadra che riuscirà a conquistare tutte le aree. L'ultima modalità disponibile è Prendi l'anello, dove le due forze in contesa dovranno trovare l'anello del potere e portarlo in specifici luoghi. Una sorta di cattura alla bandiera in cui tutta l'attenzione è centrata su un unico elemento di interesse. Le forze delle tenebre hanno preso il controllo dell'unico anello. Concludendo, dobbiamo ammettere una certa delusione. La parte tecnica non raggiunge la sufficienza a causa di vistosi problemi, scarsa qualità dei modelli e diffuse textures in bassa risoluzione. Il comparto audio porta poche musiche della trilogia cinematografica, che finiscono per rendersi presto ripetitive e talvolta fuori luogo. Il doppiaggio, che non è realizzato dagli stessi doppiatori del film, propone alcune voci interessanti che si affiancano ad altre poco convincenti. Un gameplay malamente bilanciato ed un comparto online che diverte inizialmente, ma che non dà motivi per essere giocato a lungo termine, concludono il quadro di un gioco che, considerata la licenza su cui si basa, poteva essere sicuramente migliore. Ricorda sempre che in quei tetri campi di battaglia i cuori delle genti libere non hanno esitato e il loro coraggio non è venuto meno. E fu grazie a loro che la terza era della Terra di Mezzo si concluse con un trionfo e non con la rovina.